Fratelli Bianconeri e non dopo 12 ore oltre di lavoro faccio il mio solito video notturno, è cambiato l'orario, si tratta esattamente di mezzanotte e 16 minuti e io faccio questo video che sicuramente interesserà il popolo bianconero. E stasera voglio parlare di Paolo Dybala. Perché parliamo di Paolo Dybala? Perché ritengo che su questo giocatore se ne siano dette molte e scritte altrettanto molte. Per cui voglio fare questo video per ancora una volta di più ribadire quel che è il mio pensiero da sempre su questo ragazzo. Ragazzo che per quanto mi riguarda io resto dell'idea che sia un buon giocatore con colpi da campione, che non è un fuoriclasse e ancora un po' troppo altalenante. Ok? Questo io è come vedo Dybala. Ora facciamo un piccolo rapporto tra, anche se ovviamente non si può fare più di tanto perché il periodo in cui Dybala ha giocato con Allegri è stato lungo, quello che sta giocando con Sarri è sicuramente molto più corto, quindi diciamo che nella globalità del discorso è sicuramente abbastanza improbo fare questo percorso, però proviamo a farlo lo stesso. Allora, Dybala arriva con Allegri e il primo anno e mezzo fa dei buoni campionati, una buona stagione, mezza, forse anche due, diciamo buone, ok? Un po' troppo altalenante, però nel complesso direi ottime, direi buone. Poi cosa succede? Che c'è un anno e mezzo, per non dire quasi due, di appannamento totale di questo ragazzo, o quasi. Gioca, sembra malvolentieri, non riesce assolutamente a dare quello che vuole, fa la differenza in pochissime partite e in pratica viene messo quasi alla gogna, ma non tanto dal popolo bianconero, dai media e da tutte quelle parti esterne alla tifoseria bianconera che invece l'ha sempre difeso. Ora, io credo che sia difficile voler male a Paolo, difficile perché comunque è un ragazzo che ha sicuramente dimostrato, soprattutto quest'anno d'estate, quando sembrava sul punto della cessione, di dimostrare il suo amore alla Juventus. Lo ha detto e in parte lo sta facendo. Non posso negare che fino adesso, dall'inizio di questa stagione, sono sicuramente più le cose belle che quelle brutte che ha fatto, questo è innegabile. E vi ho anche dimostrato personalmente che quando merita i voti alti, glieli do. Quindi voi dite che io ce l'ho a morte con Dybala, non è assolutamente vero perché io non ce l'ho mai a morte con nessun giocatore. Ok? Però sono una persona molto critica e che dai miei giocatori pretendo sempre il massimo. Ho questo difetto. Quindi io non mi sento di dire che Dybala sia, come invece alcuni di voi lo etichettano, un fuoriclasse, perché per me i fuoriclasse sono altra cosa. I fuoriclasse sono quelli che riescono a vincerti delle partite risolvendole. Lui ci riesce ancora molto poco, molto raramente. Questo non vuol dire che io giudico male Dybala, assolutamente. Dybala è sicuramente un valore aggiunto a questa squadra. Questo credo che sia innegabile. E non ho mai detto il contrario, però allo stesso tempo dico anche che Dybala deve darmi altre e non poche, perché
prestazioni sempre sullo stesso livello, dimostrandomi di aver imparato la lezione e soprattutto di aver conseguito finalmente quella maturazione calcistica che alla sua età i giocatori devono avere. Detto questo, vi voglio anche ricordare che Paolo Dybala è un giocatore che non gioca titolare fisso nella Juventus, ma non gioca titolare fisso nemmeno nella sua nazionale, dove praticamente fa sempre panchina, raramente parte titolare, molto raramente. Secondo voi, questi modi di fare, voi pensate che tutti gli allenatori che hanno Dybala siano tutti imbecilli? Cioè, gente che non capisce. Secondo voi, perché tutti gli allenatori tengono Dybala in panchina? O il più delle volte, perché? Perché un giocatore come Pjanic, ad esempio, che a me nel gioco di Allegri non piaceva Pjanic, però ha sempre giocato titolare. Nella Bosnia gioca sempre titolare, nella Juventus di Sarri gioca sempre titolare, quindi è un giocatore dagli allenatori ritenuto imprescindibile. A me, ripeto, nella Juventus di Allegri non piaceva, a me per nulla, ma nella Juventus di Sarri mi sta piacendo molto di più, molto di più. È un giocatore, come dicevo poc'anzi, imprescindibile. Questo io voglio vedere da Dybala. Deve diventare un giocatore imprescindibile per l'allenatore. Non è lui che deve fare panchina. Invece, signori, voi certe volte non contate, a mio parere, cose che sono molto importanti. Una su tutte, per esempio, avete mai messo in preventivo, cioè non in preventivo, chiedo scusa, resettate, avete mai considerato voi il fatto che Dybala ha un piede solo e quindi ha una grossa limitazione? Perché se vogliamo dirla in modo anche un po' sarcastico, Dybala il piede destro lo usa per appoggiarlo per terra per stare in piedi, ma non fa nient'altro. Calcisticamente parlando, poi è lo zero assoluto. Voi capite che è una grossa limitazione. Il colpo di testa non sa neanche che cosa sia. Quindi è vero, sì, può essere anche giusto che uno mi dica, ma Demon, io non credo che sia Dybala il giocatore che deve segnare di testa. No, ho capito, certo, non è il suo gioco, va benissimo. Ma io devo considerarlo purtroppo per me una limitazione. Ha un grande piede sinistro, questo nessuno lo discute. Però ciò non toglie che per me ancora Dybala non ha raggiunto quella maturità, e mi auguro che ci riesca presto, che secondo me gli permette di essere considerato in qualunque ambiente dove lui vada un giocatore insostituibile e titolarissimo. Quindi ripeto quello che mi chiedo io. Questo giocatore, siamo sicuri che tutti gli allenatori non lo capiscono? Oppure tutti gli allenatori la pensano un po' nello stesso modo, e cioè che sia un giocatore che è ancora un po' altalenante, che ancora non è completamente maturo, perché potrebbe anche essere questo, ragazzi, ve lo siete mai chiesto? Quindi credetemi, non è che io parlo così perché odio Dybala. Cioè, io lo sapete come sono fatto. Io, signori, sono critico nel mondo del calcio. Se a me un giocatore non mi piace come gioca, io lo dico. Allora, torno a ripetere, vi faccio un altro esempio. Per me De Ligt è un fuoriclasse. Diventerà un campione. Ma non lo è in questo momento. Contro il Lecce gli ho dato 3. Quindi è inutile che stiamo qui a discutere. Quando un giocatore merita 3, 4, 5, glielo do. Quando un giocatore merita 6, 7, 8, glielo do. Ciò non toglie che un giocatore come Dybala deve diventare un titolare inamovibile e deve essere un giocatore imprescindibile per la squadra. Invece non è un giocatore inamovibile e imprescindibile per nessuna squadra dove gioca. Ci sarà un motivo o no? Quindi allora quando io parlo forse non ho tutti i torti se tutto quello che dico poi puntualmente succede, perché io sto dicendo questo non da oggi, lo sapete il mio pensiero su Dybala qual è, no? Allora, perché mi sono
ricreduto su Pjanic. Su Pjanic mi sono ricreduto perché Pjanic me lo sta dimostrando in campo. Dybala ha appena cominciato, vediamo. Io magari diventassi un fuoriclasse, ma secondo me non lo diventa perché non ha le stimmate del fuoriclasse. Magari mi sbaglio, fra un anno diventerà il più grande giocatore del mondo. Sarei il primo ad esserne felice, ma non ci credo. Perché io i giocatori un pochino li vedo il potenziale che hanno. Alle volte tu puoi capire che la differenza, ragazzi, sta anche nel contesto di dove uno gioca. C'è un contesto dove tu non rendi, vai in un altro contesto dove rendi 3 volte di più. Io questo non discuto che possa succedere, ma i fuoriclasse, signori, li puoi mettere a giocare dove vuoi, non è gente che sta agli ordini, perché Cristiano Ronaldo, che è un fuoriclasse, il numero uno insieme a Messi del mondo, non gli puoi dare le imposizioni in campo, è lui che le imposizioni le dà all'allenatore e alla squadra, perché quando hai fuoriclasse, questi sono i fuoriclasse, signori. Io che sono il più forte giocatore del mondo, tu la squadra la fai ruotare intorno a me, la fai ruotare. Perché io sono quello che ti posso risolvere qualunque partita. Non mi pare che Dybala sia questo. Tutto qui. Detto questo, fatto questo video e detto quello che dovevo dire, forza Dybala, mi auguro che continuino adesso a diventare fisse le prestazioni che sto vedendo, perché io devo dire, a me personalmente contro il Lecce non è che mi abbia entusiasmato. Sì, non ha giocato male. Sicuramente non ha giocato male, ma mi aspetto molto molto di più. Lui, come tutto il resto della squadra, soprattutto nella fascia d'attacco, deve diventare più cattivo, deve diventare più cinico, deve diventare più risolutivo. Ok? E come lui, tutto il resto della squadra. Perché non posso vedere un'Atalanta che fa 7 gol all'Udinese e noi per farne uno dobbiamo aspettare un calcio di rigore o fare una lingua come un capretto per fare un gol. Questo passa anche da Dybala. Buonanotte a tutti.